La prima volta vengo qui a Porciano e dal Val d'Arno porto i miei saluti un po' con questa voce e con la mano. Si canta lealmente, non c'è difetti, sia con l'ottava e sia con lo stornello. Un saluto di cuore faccio a queste genti, che quando si sta insieme si è sempre contenti. Al castello di Porciano si è festeggiato San Prospero, patrono dei poeti, con un raduno di poeti cantori. Per tutto il pomeriggio cantori e suonatori tradizionali hanno dato vita ad uno spettacolo con al centro l'ottava rima e lo stornello, metodo di espressione di una cultura popolare molto in voga anche nella nostra vallata sino a qualche decennio fa, ma per fortuna mai dimenticato, soprattutto grazie alla passione di alcuni irriducibili protagonisti. Sabato vado a Marino, bella brunetta di rose fresche, rose meschi. Sabato vado a Marino, bella brunetta là. Ci voglio venire anch'io, bel pecoraro, amore mio caro e caro il mio ben. Ci voglio venire anch'io. Grazie ai poeti estemporanei, ai loro contrasti, alle ottave rime, alle loro improvvisazioni, ai loro stornelli, sopravvive la cultura dell'oralità in Toscana e nel Lazio. E ci sono dei grandi incontri, come gli incontri di poesia estemporanea di Ribolla, il Festival regionale di Cantabracci di Borbone a Rieti, e anche Porciano potrebbe diventare un luogo di incontri dedicati all'ottava e allo stornello, ai poeti improvvisatori, partendo proprio da questo raduno. Porciano, che fu possesso dei Conti Guidi, proprietari di molti altri castelli in Toscana e Romagna, fin dall'XI secolo, distinguendosi come uno dei più antichi luoghi della loro presenza in Casentino, Porciano, dove Dante fu ospite dei Conti Guidi nel corso del suo esilio da Firenze. Lo duca ed io per quel sentiero nascoso entrammo a ritornare nel chiaro mondo, senza cura, senza alcun riposo. Entrammo su, e il primo, e io, secondo. Te la voglio cantare la baroncina sopra la coccia della maggiorana. Sopra la coccia della maggiorana, quattro parole ti dirò stasera. Stornelli, canti a contrasto, improvvisazioni poetiche sgorgano sicuramente spontanei. Poi naturalmente anche danze tradizionali legate alla stagionalità, alla vita agricola e paesana, recupero di antiche forme teatrali, tutto questo proprio come si usava un tempo nel borgo di Porciano, raccontando anche come tutto sia passato attraverso anche la transumanza. L'ottava rima che vi dico in poche parole da dove viene. Viene proprio con quel gesto della transumanza, arriva nelle osterie, arriva nella Maremma. Perché la transumanza? Perché quegli antichi transumanti che erano guidati dai butteri, questi capi transumanti che imbrancavano queste pecore, ma poi c'era chi li guidava. Pensate, erano quasi tutti analfabeti, erano quasi tutti, non sapevano né leggere né scrivere, ma sapevano a memoria la Divina Commedia, sapevano a memoria per tramando orale l'Ariosto, il Tasso,
i cantari antichi del Boccaccio, e quindi portavano questa loro cultura che veniva dal nulla, dall'ascoltare, da quella cultura orale che diceva Marcaccio, che diceva Marco Giovani prima, mentre presentava, che stiamo lasciando. Io vi voglio raccontare di una storia che è moderna e che, diciamo, è vicina alle nostre parti, però lui è uno che viene dalle Marche con questa transumanza che parte dalle Alpi Apuane e poi va nella pianura di Lucca e poi ritorna nei monti di Pistoia e poi scende giù e poi viene al Casentino e poi scende giù e va in Maremma e poi va nei monti delle Marche e scende giù in Maremma. Siamo collegati da una specie di pettine da Napoli fino alla Liguria. Pensate, si poteva per vie e traverse della transumanza essere sposati uno di Genova, magari della provincia di Genova, con uno della provincia di Caserta. Ebbene, questa transumanza ci porta questa antica tradizione del canto a braccio all'osteria. Quando ci un po' di giorni fa, un mese e mezzo fa, portai dei signori che vengono a un master di narrazione di comunità che facciamo a Viterbo, all'Università di Viterbo. Io come docente insieme ad altri abbiamo portato i nostri studenti a intervistare un signore che veniva dalle Marche, che però ha fatto il camionista per tutta la vita, ma suo padre era un transumante, era un pastore. Che cosa ha fatto questo signore? È andato in pensione, si è comprato un ettaro di terra e ci ha ricostruito la capanna dei transumanti, dei pastori, dei pinottolai. A un certo punto due di noi, dei docenti, si mettono da una parte e cominciano a lavorare sul telefonino per dire alla gente sui social: stiamo facendo questo che è bello, no? E mentre stavano lavorando con questo cellulare si avvicina Cencio da Celleri e mi va a piedi. Dice: senti un po', quando Antonello, l'altro docente, ha smesso di sbatte nel vetro, parliamo. Ecco che cos'è l'ottava rima e che cos'è l'antica cultura della transumanza. La parola adesso alla musica e via. A dopo verranno i figli, bella brunetta, di rose fresche, rose meschine. Ma dopo verranno i figli, bella brunetta, saranno i miei e i tuoi, bel pecoraro, amore mio caro e caro il mio bel. Saranno i miei e i tuoi, bel pecoraro. Ma dove li culleremo, bella brunetta, di rose fresche, rose meschine? Ma dove li culleremo, bella brunetta, alla sella del tuo cavallo, bel pecoraro, amore mio caro e caro il mio bel. Alla sella del tuo cavallo, bel pecoraro. E la cultura dell'oralità prosegue con l'associazione Lentopede, narratori di comunità, che pur promuovendo la tradizione popolare in ogni suo aspetto, non fanno folklore, ma riconoscono il patrimonio immateriale come fonte di autodeterminazione delle comunità. La loro volontà è di tutelare, diffondere, promuovere e rinnovare la cultura popolare dell'Italia centrale. Insieme a loro in questa giornata c'è anche l'associazione Ottava Rima, l'Ottava Rima, associazione di comuni per la valorizzazione e la promozione del canto in ottava rima. Un'associazione nata 3 anni fa di cui fa parte anche
un comune della nostra provincia, quella di Arezzo, ma che è anche il comune capofile, cioè Terranova Bracciolini, territorio di quel Lorenzo Michelini che ha portato l'ottava rima all'interno anche delle scuole medie. E poi naturalmente ci sono comuni di Grosseto come Roccastrada, Scanzano, Semproniano, comuni di Pisa come Buti, tutto per preservare, valorizzare, diffondere le varie forme di letteratura orale e di poesia estemporanea, principalmente legate all'ottava rima. Per noi la sfortuna è assai tapina, invece a te un ti sta vicino, arrivi sempre con lo spiderino. Il canto in ottava rima, un patrimonio culturale di forte spessore per la regione toscana. A questo proposito, a fine del 2017 il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna la Giunta a prevedere nella programmazione regionale interventi finalizzati proprio alla promozione del canto in ottave attraverso varie forme. Faticato come disperato, la sento gridar, diceva aiuto, la pianta se ne va. Festa di San Prospero a Porciano, iniziando sin dal mattino con la cerimonia religiosa in chiesa, con il rito antico insieme naturalmente a Donisio, per proseguire a tavola in un momento conviviale dove protagonisti sono sempre i poeti cantori. Perché San Prospero è il patrono dei poeti. San Prospero di Reggio Emilia, vescovo e patrono della città emiliana, che si dice ebbe la carica per ordine soprannaturale e che fu vescovo di Reggio Emilia per 22 anni, che si distinse per la protezione dei deboli, l'assistenza agli sbandati, che il culto è antichissimo e ben radicato fra i fedeli di Parma, Bologna, Lucca e ovviamente Reggio Emilia. La sua festa a Porciano si è vissuta così. Stefano che col suono dell'organetto, l'organetto è uno strumento antichissimo perché viene prima della fisarmonica di quella roba là e ha un suono diatonico che aprendolo fa un suono e chiudendolo ne fa un altro. E se non sei capace a fare coordinare questo movimento non si suona proprio niente. La prima volta che mi confessai dal padre cappuccin predicatore, la prima cosa che m'ha domandato se ho fatto l'amor. Io gli risposi, padre confessore, non ero nato che io facevo l'amore. Io gli risposi, padre confessante, non ero nato che io facevo l'amante. Lui mi rispose, ma figliolo mio, se non lasci l'amor tu lasci Dio. Lui mi rispose, ma figliolo caro, se non lasci l'amor sarai dannato. Io gli risposi, padre confessore, meglio dannato che io lasci l'amore. Io gli risposi, ma padre confessante, meglio dannato che io lasci l'amante. Thank you.
prima. Ma rispose, ma figliolo mio, l'amor lo famo tutti, lo fo anch'io. Ma rispose, ma nome dei santi, l'amor lo famo noi, ma tutti quanti. Non seppo più che andare alla baroncina, che l'arciprete ci ha messo la pena. Lui c'è la messa, io la voglio levare, sempre la baroncina voglio andare. E adesso vi ringrazio tutti quanti, ringrazio uomini, donne e cantanti. Adesso vi saluto e andiamo via, vi voglio ringraziare in allegria. Ora c'è il capriolo numido e il cervo numido e l'arista con fagioli. Cintura San Pieter Campidoglio da lettiera, quanto se bella Roma, quanto se bella Roma prima sera. Canta se lo vuoi canta, gira se la vuoi gira, canta se la vuoi canta, gira se la vuoi gira. Grazie.